salire. Che vuoi dire? Dominguez, ce l'ha lui il pugnale. L'ho perso, capisci? Dopo tutto quello che ha passato mio padre, ho dato alla Trinità esattamente ciò che voleva. Userà lo scrigno e il pugnale per ricreare il mondo. Ricrearlo in che senso? Non lo so, vuole ripulirlo dal peccato e dalla debolezza. Immagina che cosa può. Dobbiamo fermarlo. È tutta colpa mia. Noi troveremo il modo, ok? Te lo prometto. No! Dobbiamo raggiungere la città segreta prima della Trinità e trovare lo scrigno. D'accordo, ma prima dobbiamo mettere al sicuro queste persone e poi penseremo allo scrigno. No, nessuno sarà al sicuro. Non si arriva allo scrigno per primo. Devo andare subito. Sono l'unica che Sei l'unica a poter fare cosa? Non puoi sapere se è davvero colpa tua, Lara. Tutto questo non ruota intorno a te. Questa gente ha bisogno di noi. Possiamo fare qualcosa ora. E poi cosa abbiamo in mano? Un enigma? Beh, non ci basteranno pesci rosa e corone d'argento per trovare la città segreta. Aiuterò queste persone. E poi troveremo l'aereo. Secondo me, stiamo cercando una montagna vulcanica. La corona d'argento forse è un banco di nuvole in vetta. Non riesco a togliermi quella gente dalla testa. Hanno perso tutto. L'enigma recita... Segui il cuore del serpente fino alla montagna incoronata d'argento ove le gemelle dialogano.
Chi saranno queste gemelle? Questa tempesta non ci voleva. È solo un po' di pioggia. Concentriamoci sulla montagna annuvolata. Una montagna. Se la troviamo, come sapremo che è giusta? Lo sentiremo. È il nostro unico indizio. L'affresco dice che ci saranno altri disastri. Il modo migliore di aiutarli è fermare quei disastri e la Trinità. Ok. Ma chi ci dice che è vero? Jonah, ho sentito qualcosa quando ho preso il pugnale. Intendi le scosse dello tsunami? Molto di più. È stato come risvegliare qualcosa. Lo so che non ha molto senso e lo so che è difficile da credere, ma ho bisogno che tu ti fidi di me. Dobbiamo fidarci entrambi. Ehi! Forse l'ho trovata, guarda. Davvero? È una brutta tempesta. Meglio tornare domattina. Ma ci siamo quasi. Hai ragione, la Trinità non si fermerà. Miguel, c'è un posto per atterrare? Posso farvi scendere a Quack Yaku? Andiamo. Potrebbe tornare utile. Lo tengo per dopo. Jonah! Qualcuno mi sente? Nessuno!
Ma dove sono? Devo trovarlo. La montagna incoronata d'argento si avvicina. C'è qualcuno laggiù. Devo raggiungerlo. Scimmie. C'è del fuoco. Deve esserci qualcuno. Ehi! Jonah! Miguel! Mi sentite? Dove siete? Non credevo che la tempesta sarebbe stata così violenta. È tutta colpa mia. Avrei dovuto ascoltare Jonah e pensarci due volte. Non avrei dovuto prendere quel pugnale. Spero che nessun altro sia rimasto ferito. Nessun altro villaggio distrutto. Devo fermare questi cataclismi prima che sia tardi. Un pezzo dell'aereo è caduto qui. La mia attrezzatura è in quel carico. Devo tirarlo giù. Forse posso trovare uno scarto appuntito tra quei rottami.
Non posso aprirla senza uno strumento adatto. Forse è un rottame preso dal relitto. Accidenti! Bene, ma non taglia. Mi serve qualcosa per affilarlo. Ora è abbastanza affilato. C'è ancora qualcosa che tiene sulle scorte. Ah, c'è un'altra corda impigliata.
qui. Sì, ora posso riprendermi tutto. Perché non ho messo tutta la mia roba insieme? Ragazzi, mi ricevete? Rispondete! Miguel, dove sei? Cavolo! Piano, piano. Chissà dove conduce. Piano, piano. Chissà dove conduce. Piano, piano.
Chissà dove conduce. Cosa abbiamo qui? Deve esserci un'uscita. C'è sicuramente una via per salire. Sembra descrivere una stanza segreta qui vicino. Miguel! Non mi piace. Miguel! Dove sei? Oh no. Miguel! Miguel!
Ogni parte del mondo ha una sua creatura mitologica bipede che si nasconde nelle foreste. Da queste parti c'è il Sisimite, il guardiano della foresta. Stando alle descrizioni, ha un aspetto imponente e scimmiesco. Si dice che uccida gli uomini a vista e rapisca le donne per portarle nella sua caverna allo scopo di accoppiarsi con esse. Miguel! Fare attenzione. Thank you.
Fa parte dei rottami. Jonah! Credevo di averti ucciso. Ehi, cos'è successo a Miguel? Non ce l'ha fatta. Che cos'hai al braccio? Una specie di parassita. Cercavo dell'assenzio, ma qui non cresce. Fammi vedere. Oh, ehi, che cosa stai facendo? Se lo lasciamo dentro, peggiorerà ancora. Siediti. Sei sicura di quello che fai? Una volta mi è successa una cosa simile da bambina, quando ero in Egitto. Preparati, ti farà un po' male. Credi che la tempesta di prima fosse quella tempesta? Quella dell'affresco? Non lo so. Penso che dovremmo
fare un attimo il punto. Ci siamo presi un gran bel rischio a voler volare nella tempesta. Io non credevo sarebbe stata così violenta. Avrei dovuto insistere per tornare. Ti conosco. Ti fissi su un problema e per te tutto il resto scompare. Jonah... Io... Ehi. Sono con te. È una mia scelta. Il più delle volte. Ma se moriamo, chi fermerà i disastri? Chi cercherà di fermare la Trinità? A volte mi sento come se avessi l'obbligo di andare avanti, anche solo per non deludere il prossimo. Ma stavolta era una questione di poche ore. Potevamo tornare indietro. Bisogna dargli un nome. Ok. Eli? Come mio cugino. A volte sa essere un gran parassita. Ciao, ciao, Eli. Grazie. È meglio andare. Se riusciamo a trovare Kuak Yaku, per questa notte abbiamo dato. È buona idea. Dovremmo riuscire a vedere il villaggio tra la vegetazione. Hai fatto bene a non muoverti. Volevo darti modo di trovarmi nel caso fossi sopravvissuto. Avevo la pistola lanciarazzi, sì. Sì, credo che anche Miguel stesse arrivando quando... Poveretto. Ma come ti c'è entrato, Eli, nel braccio? Volevo sapere se l'acqua era pulita. Ho avuto la risposta. Ma tu ci credi davvero a tutte quelle storie? Sai, ai cataclismi, all'apocalisse? Se sono vere, sembra che siano un valido motivo per morire. O, nel caso della Trinità, per uccidere. Ma allora è solo una questione di vendetta. No, no, io... Quando ho preso la chiave... Ho sentito una strana forza che mi attirava. È reale. La forza che hai sentito quando hai preso la chiave è ancora nella tua testa? No, è sparita quando Dominguez mi ha preso la chiave. Se è così forte, come fai a esserne certa? Per ora pensiamo a trovare Kuak Yaku, ok? Sì. Guarda che se fosse solo una questione di vendetta, capirei. Ne sei sicuro? Non preferiresti essere sdraiato al sole con una birra in mano e magari una bella tipa con cui flirtare? Certo che sì, più di quanto immagini, ma capirei comunque. Non è una vendetta.
Possiamo passare da qui. Dammi una mano. Lo vedi? Non può che essere Kuakyaku. Dobbiamo scendere e scoprire che c'è in quel tempio. Sicura sia un sentiero? Forza, resta vicino a me. Di sicuro non è un sentiero. Oddio. Ci siamo quasi. Ci siamo quasi. Questa l'ho già sentita. Presa! Stai bene? È tutto a posto. Ancora un paio di passi. Ok. Stai bene? Calma, calma. Chi credi che l'abbia costruito? Forse sono stati gli Inca. Avevano molte nozioni di idraulica. Il ponte è abbassato. Forse possiamo rialzarlo con dei contrappesi. Forse. Spero che questa struttura significhi che stiamo arrivando al villaggio. Anch'io. Non riesco a decifrarlo. Sembra manchi qualcosa. Ammetto che questa è potabile. Vuoi provare? Preferisco bere dalle bottiglie che hai trovato nel carico del... Se avessi saputo che avrei passato tutto questo tempo nella giungla... Sei stato più attento quell'anno negli scout. Non faceva per te? La mia situazione familiare non mi permetteva di fare tante cose del genere. Pesa troppo. Dammi una mano. Ok, ora lascialo, lentamente. Devo far scorrere l'acqua.
funzionato. Credo che l'acqua alimenti in qualche modo il ponte. L'acqua sta riempiendo il seno. Ottimo. Vediamo a cosa servono i contrappesi. Il secchio perde. Torna qui. Riproviamoci. Ok, John, puoi lasciare. Siamo. Attraversiamolo. Ci tocca passare da questa parte. Dopo di te. Quello cos'è? Sembra una specie di altare, o... Mi dai una mano? Certo. Cos'è? È una ricetta. Sembrerebbe un mix di erbe. Potrebbe servirci se incontriamo altri giaguari. Speriamo di no. Uscite di qua. Ci avviciniamo al villaggio. Bene, non vedo l'ora di tornare alla civiltà. Le rovine sono diverse da quelle in mezzo. I taccuini di tuo padre dicono niente del Perù. No, o meglio, dovrebbe esserci una città d'oro segreta in Perù. Paititi. La cercano tutti gli avventurieri del mondo. Ma le note al riguardo finiscono in Messico, come se avesse perso interesse, oppure... Cosa? Non so, il taccuino successivo comincia in Siria. Passaggio. Molto bene. Ricordami cosa diceva lì. Insegui il cuore del serpente. Fino alla montagna incoronata d'argento, ove le gemelle dialogano. Tu credi che manchi acqua qui? Se la direzione è giusta? Difficile a dirsi. Ma il sistema di irrigazione è un buon segno.